Domenica scorsa al Carnera verso le 19:30 c'è stato un boato, non perché ha vinto l'APU, che poi però ha vinto, ma perché queste ragazze che sono dietro di noi, le Woman APU Dancer, o Woman Dancer APU, chiamatele come volete, hanno vinto la Coppa Italia a Roseto, battendo la squadra di Tortona dopo tre supplementari, e hanno fatto esattamente, anzi meglio, quello che hanno fatto gli uomini 2 anni fa a Roseto, perché gli uomini vinsero facile, tra virgolette, con Cantù. Queste ragazze hanno fatto un'impresa storica. Coach Massimo Riga e il presidente Leo De Biase, che da una settimana sta camminando per Udine a un metro d'altezza. Sì, sì, in effetti è vero, perché comunque era sempre, da sempre, il mio sogno, e il coach lo sapeva perfettamente, ma se eravamo convinti di avere un ottimo organico, beh, loro ci hanno decisamente stupito ancora di più, perché oltre a metterci le qualità e le capacità che hanno, ci hanno messo il cuore, ci hanno messo la coesione di un grandissimo gruppo, perché una vittoria non si riesce ad ottenere se non c'è dietro una squadra e se non c'è un condottiero che con il suo staff segue questa squadra. Quindi quello che posso dire è che un grazie alle ragazze, perché hanno fatto qualcosa di veramente commovente per me e straordinario per la città, e ovviamente un grazie a tutto lo staff di Massimo Riga, perché alla fin fine è riuscito, in oramai 2 anni e mezzo che è con noi, e sta facendo delle cose straordinarie, e i risultati che oggi vediamo sono sotto gli occhi di tutti. Siamo in tutta Italia apprezzati per quello, per il gioco che facciamo e per la qualità delle ragazze che esprimono questo gioco. Allora, io non le chiedo qual è il suo segreto, perché il segreto dei successi che lei non me lo può dire, ma mi deve spiegare perché da 2 anni e mezzo lei è qua e non c'è nessuno che parla male di lei. Cioè, sono tutti che vogliono essere allenati da lei. Vengo qui perché c'è coach, scelgo Udine, sono una giovane emergente, scelgo Udine perché c'è lui. Lui per me è come un padre. E che le fa queste ragazze? Che cucino bene la calce e pepe. Allora, è il segreto fondamentale. Avete avuto di tutto questa stagione, infortuni, ci sono anche delle ragazze che si stanno riprendendo, eppure? Ma io credo che poi alla fine ha detto tutto il presidente, credo che in questi 2 anni e mezzo abbiamo lavorato per formare gruppi diversi, migliorandoli, seguendo una linea logica che era quella di una linea giovane, una linea di tutte persone che volevano, ragazze, persone, belle persone che volevano venire ad Udine, non per Massimo Riga, non per la bella città, non per Leonardo De Biase, ma con la voglia di lavorare e migliorarsi. Questo è il segreto, ma il segreto è loro, non è il nostro. E allora, mai vinto una partita dopo 3 supplementari? Dopo 3 supplementari no, faccio fatica. Poi così, contro una squadra blasonata, in una finale di Coppa, sembra un po', loro sono giovani, ma sembra un po' quella, e rimarrà negli annali, sembra un po' Italia-Germania 4-3 dei campionati del mondo, quando loro non erano ancora nate. Ancora ce lo ricordiamo noi, e secondo me tra un po' di anni se lo ricorderanno un po' questa vittoria. Soddisfatti al 1000 per 1000. In 55 minuti, se non mi sbaglio, di gioco, c'è un momento prima della sirena che ha capito ce l'abbiamo fatta? No. No, ma l'ho capito ieri al Carnera, quando veramente c'è stata una ovazione, quando sono entrate le ragazze, non tanto la presenta, ma quando sono entrate lì c'è stata la percezione che loro, tutti quanti noi, abbiamo fatto qualcosa di importante per il club, per la città e per questo che è il movimento cestistico udinese. Ha vinto la Coppa Italia, il sindaco De Toni fra un po' riceverà la Coppa dal sindaco Bacchini, perché questa signora è la capitana della Dancer, ma la chiamano signora, se uno è capitano è signora. Chiara Bacchini, raccontaci un po' questa settimana di follia che state vivendo, andate in giro per Udine e portatela questa coppa come la Madonna Pellegrina. Sì, sì, ormai Eva viene sempre con noi. Chi ha dormito la prima notte con la coppa? Leo, immagino. Sì, scusa. Ok.
Raccontaci questa settimana. Sì, è una settimana un po' surreale, siamo tornati a Udine, abbiamo da subito capito l'affetto di tutti ed è stato bellissimo, anche ieri entrare al Carnero è stato, penso, impagabile, veramente una roba assurda. E magari prima non ci credevamo, come ha detto Massimo, adesso ci stiamo credendo e l'abbiamo detto sì, l'abbiamo fatto veramente e ne siamo super felici. Presentaci l'MVP. Okay. Già stata qui, però questa oscura, qualcuno ha detto prima che oscura la vallata, non si sa chi, la signora, signorina qui sta oscurando la vallata nel campionato. Eh sì, sta facendo il suo, è dal primo giorno che io diciamo che può fare, può spaccare, come non si può dire, a tutti e finalmente l'ha capito e ne siamo contente e ne siamo felicissime e se lo merita perché lo fa con un'umiltà pazzesca, quindi... Presentati ai nostri lettori, perché dovrebbero venire, perché voi l'avete detto anche ieri al Carnera, noi giochiamo al Carnera alle 20:30, venite a vederci, perché finalmente, insomma, speriamo che la gente capisca che c'è un fenomeno da seguire, perché dovrebbero venirti a vedere giocare al Carnera? Perché sono simpatica? Forse no, perché sei una delle migliori giocatrici del campionato. Sì, ovvio. Come mai sei cresciuta così? Il segreto della vittoria è questo, la consapevolezza. Sì, diciamo che come gruppo siamo un bel gruppo, si vede anche fuori dal campo e direi che vederci anche giocare non sarebbe male. Abbiamo dimostrato finora quel che valiamo e quindi... sarebbe interessante continuare a vederci. Il cantore della destra per il Messaggero Veneto è Giuseppe, che nessuno chiama Giuseppe, tutti chiamano Pino Pisano. Dici qualcosa su queste ragazze. Allora, questo è un gruppo veramente splendido, io mi diverto come un matto a scrivere di loro perché sono delle bellissime persone innanzitutto. Voi dovete sapere, ragazze, che ormai da quando i giornali cartacei sono un po', devono battagliare col web, gli editori e i redattori, in questo caso il capo Antonio e anche Massimo, hanno i collaboratori e si mettono un sacco di pressione chiedendoci delle storie, storie che vogliamo delle storie, no? Dobbiamo contrastare il web con delle storie. Allora sono già, questo è il secondo anno che, adesso stavo naturalmente scherzando, che, con la regia di Antonio e di Massimo, a metà settimana facciamo un'apertura di pagina raccontando le vostre storie, raccontando quelle che siete voi giocatrici in campo, ma anche soprattutto fuori dal campo, perché siete innanzitutto, come già detto prima, delle belle persone e ci piace anche far scoprire alla gente di Udine, sia quelli che vengono a vedervi regolarmente, ma anche quelli che magari sfogliano il giornale in maniera poco abitudinale, insomma. E farvi scoprire le persone che siete, no? E quindi io in questi due anni mi sono impegnato anche a raccontare, non so, ad esempio Alice Gregori che è bravissima in cucina, che è bravissima a fare i risotti, mi dicono, anche gli gnocchi alla zucca, se non ricordo male. E poi ci sono un sacco di storie, c'è Adele Cancelli che ha una risata contagiosa, anche ieri abbiamo scoperto che ti chiamano Smile. E poi tutte le varie storie, ognuno ha la sua storia, quella di Lidia che è venuta qui in Italia e l'abbiamo raccontata, quella di Tamara che ha mandato l'articolo alla nonna in Egitto, se non ricordo male. E quindi così, piacere questo di vedere che siete un gruppo formato veramente da persone che meritano di essere conosciute, raccontate e seguite anche al palazzetto della partita. Io mi ricordo, non c'ero però... Lo scorso autunno siete venute qua ospiti per parlare della violenza sulle donne, la giornata internazionale della violenza sulle donne, avete presentato un video molto bello e quindi insomma... Quindi la loro coppa l'avevano già vinta, sì, in realtà. Siete orgogliose di quello che siete in campo, ma anche di quello che siete fuori, perché siete molto bravi anche a dare dei messaggi anche in questa campo. Brave per la coppa, ma anche senza la coppa. Cioè il capitano parla di loro, ma dici qualcosa su di lei tu, a nome di tutte, che capitano è? Non ci sono punizioni dopo. No, non c'è manco una parola, questo è il punto, perché lei è un po'
raggruppa tutte le parole, cioè non c'è proprio la parola giusta. Ha tutte le qualità. Sì, aveva anche i suoi difetti, però... Li tiene nascosti. Beh, ovvio. Benissimo. Allora, vedi, ha tutto sotto controllo anche delle parole. Adesso chiudiamo in bellezza. Scegli una compagna e falla venire a parlare. Quella che non se l'aspetta proprio. Il mister sta dando delle Giulia, Giulia, avanti, Giulia. Dov'è? Eccola qua, vedete? Presentati. Ciao, lascio il posto. No, ferma qua, presentati. Chiudiamo in bellezza. Presentati. Sono Giulia Agostini. Niente. E come hai scelto proprio lei? Udinese di Udine. Perché è di Udine e perché è carismatica. E quindi è giovanissima. Perfetto. Senti, capitano, quindi adesso come finisce il campionato? Andiamo in A1.